Gianmario Volpi fissa il nulla, con il cervello vuoto, come lo schermo del suo computer. Da circa una settimana si siede lì davanti e non succede niente. Non gli esce neanche una parola, una virgola. Scrivere è il suo mestiere, la sua vita, la sua esistenza parallela. Ed ora, improvvisamente, è precipitato in una sorta di coma intellettuale. Finalmente in punta di piedi gli arriva un pensiero, è una frase virgolettata, letta su un settimanale chissà quando. Siedo alla macchina da scrivere e una voce dentro inizia a parlare. Devi solo aspettarla, o ce l'hai o non ce l'hai. Questo aveva dichiarato una grande scrittrice e aveva proprio ragione. Anche a lui, affermato romanziere, quella voce aveva sempre parlato. Lui si sedeva nella sua postazione e le parole uscivano così, imprimendosi sul file del computer, andando a sistemarsi nel posto giusto, una dietro l'altra, formando storie appassionanti. La voce gli parlava e lui scriveva. Scriveva storie, racconti, romanzi, trattati. Ma improvvisamente quella voce aveva taciuto. La voce era diventata muta. O lui sordo all'ispirazione. Era rimasto lì tutto il giorno e i giorni seguenti, senza che le mani si muovessero sulla tastiera, senza che un pensiero gli attraversasse la mente. Aspettava. Aveva aspettato anche quella notte e all'alba quella voce ancora non si era degnata di suggerirgli uno straccio di frase. Il suo libro si era bloccato al primo capitolo e poi il nulla, lo schermo vuoto. Ma se Gianmario Volpi non si era mai chiesto la genesi della sua ispirazione, il giorno in cui questa non gli arrivò, si pose il problema. In preda ad una sottile angoscia, cominciò a pensare dove poterla cercare. Anche perché l'editore premeva per la consegna. Che cos'era successo? Non c'era voluto molto a capirlo. Da un paio d'anni, forse l'eccessiva mole di lavoro, non si muoveva più di casa. Ma non era solo una questione di tempo, a pensarci meglio. Non usciva di casa soprattutto perché ciò che succedeva intorno a lui non gli piaceva più. Non lo trovava più in sintonia con la sua anima. Per questo si era rifugiato in una specie di eremo esistenziale, al riparo dalle delusioni. Una corazza che lo proteggeva da quel senso di non appartenenza ad una non etica che ormai governa il mondo. Che è sfuggita di mano alla filosofia del buonsenso. Insomma, viveva come sospeso, senza più leggere i giornali, senza farsi sfiorare da accadimenti che lo spaventavano, rifiutandosi di partecipare all'evoluzione del mondo esterno. In sostanza, non aveva incamerato forze fresche, anche se negative, nuove emozioni, nuove immagini, nuovi pensieri, nuove idee, e il suo serbatoio si era inaridito, e da un po' le cose che gli venivano da scrivere erano sempre le stesse. Così non si poteva più andare avanti. Gianmario Volpi doveva uscire, rituffarsi nella vita, ritrovare i suoi interessi, la sua passione, amare, odiare, scandalizzarsi. Doveva rinnovare, rinfrescare la sua ispirazione. E così, dopo un mese in cui non era riuscito a scrivere neanche una parola, alle 7 di mattina di un sabato, si mette il cappotto ed esce di casa. Gianmario Volpi pedala sull'asfalto scuro, liscio e compatto, bordato da una linea bianca appena riverniciata per le vicine elezioni comunali. Il sole è sorto da poco, i raggi sono dispersi in un chiarore umido e lattiginoso. C'è un meraviglioso silenzio che esalta il cigolio dei pedali. Una bella emozione, come la sensazione dell'aria gelida sulla fronte. Gianmario non la ricorda da troppo tempo. Gli scappa un sorriso. Come ha fatto a rinunciare a questo per così tanto tempo? Chiude un attimo gli occhi per assaporare quella sensazione ritrovata, mentre le gambe continuano a spingere con fatica ma libere sui pedali. L'umidità della nebbiolina sospesa gli penetra nelle ossa, doloranti per la continua immobilità e per... deve ammetterlo, per l'età, ormai non più verde, come il prato che gli scorre di lato.
Si volta a guardare un uccello dalla lunga coda che si sgancia da un filo della luce e si butta a picco verso il basso per poi riprendere quota. Non sa dove sta andando. Forse da nessuna parte. Forse a un bar, a prendersi un cornetto da inzuppare in un cappuccino caldo e schiumoso. O forse... forse... niente. Perché i suoi pensieri si interrompono lì e naufragano in un nulla vuoto e nero. Non si accorge neppure che una macchina a tutta velocità lo tampona, facendolo volare come l'uccello dalla coda lunga. Non si accorge di quando atterra sull'asfalto umido e l'auto, tentando di frenare, gli passa sopra, facendogli scricchiolare le ossa. Non vede le due ragazze e il ragazzo che, senza scendere dall'auto e guardando dallo specchietto retrovisore, si accorgono di quella specie di manichino scompostamente disteso sulla strada. Non sente la musica tecno assordante che esce dal cruscotto della macchina e che droga quei ragazzi già abbastanza fuori di per sé, con ancora la puzza di discoteca nei vestiti. Né lo stridio delle ruote quando la macchina riparte a tutta velocità per allontanarsi da quel problema, mostrando beffarda sul retro dell'auto una piccola ghignante macchiolina verde. Non vede e non sente più nulla. E forse questo nulla è l'emozione più grande della sua vita. Gianmario Volpi è sempre in ospedale, disteso sul lettino di ferro, immobile. Un intrico di fili colorati lo collegano ad alcune macchine che lanciano un tetro rumore, sempre uguale, agli occhi chiusi, ma non completamente. Da una fessura delle sue palpebre potrebbe vedere il bianco di quella stanza, percepire delle ombre. Potrebbe vedere seduto accanto a lui Michele, che lo guarda. Non può muoversi, non può mangiare, non può parlare. Eppure, chissà come, chissà perché, può pensare. Un lungo monologo comincia ad articolarsi nella sua testa, parla a se stesso, come ogni tanto si mette a fare per tenersi compagnia in quel nulla che gli è piombato addosso, come se stesse scrivendo il diario della sua disgrazia. Quel ragazzo è di nuovo qui. Mi fa compagnia in questo silenzio di morte, anzi, di coma. Coma vigile, detto anche sindrome di Kretschmer. Insomma, pare che non se ne esca, almeno così pensa la medicina. Se uno non si riprende entro un mese, si può definire spacciato. E io sono troppi mesi che sono qui immobile, lavato, cambiato e nutrito con un sondino. Che schifo, quella pappa, quel liquido orrendo. Sono mesi che sogno una lasagna. Lo so, è piena di colesterolo, ma è così buona. Mesi. Non è che conto i giorni, guardo il calendario, me lo dice lui, quel ragazzo, mi pare che si chiami Michele. Mi racconta tutto quello che succede là fuori, storie insulse, che avrebbero bisogno della mano di un professionista. Qualcuno che secondo le regole della scrittura faccia succedere qualcosa al momento giusto, per non morire di noia, di ignoranza, di stupidaggine, per avere qualcosa da raccontare. Io intanto mi annoio e aspetto. Sarebbe meglio non aspettare, non perdere tempo, perché il destino mi ha lasciato una sola scelta, che non si può più chiamare scelta, perché se è solo una si vanifica il significato della parola stessa. In sostanza, io non posso decidere più niente, ma allo stesso tempo non vorrei neanche chiudere con la vita. Primo, perché non sai quello che viene dopo. Inferno, reincarnazione, ectoplasma, vai a sapere. Secondo, perché pare che morire sia sempre molto doloroso. Io qui non sento dolore, non sento nulla. Sento solo il fiume di parole che mi vomita addosso questo ragazzo. E sento anche quell'infermiera rumena che sa di sapone e mi parla. Come se potessi risponderle. Come ti senti oggi, signor Gianmario? Apro finestra? Ma forse con me si allena nel suo incerto italiano, senza che nessuno possa riprenderla. Ma quante volte avrei voluto dirle, mentre mi lavava nelle parti basse, che i nomi vogliono uno straccio di articolo, non si dice ora laviamo piedi. I piedi. Le mani. Il culo. E poi perché laviamo? Io non partecipo alle abluzioni. Io non mi posso muovere.
noia, questo coma vigile. Beh, scusa Michele, tu sei qui, io penso a queste stronzate. Michele mi dice che ha fretta, che deve tornare al suo 118. E allora che cazzo sei venuto a fare se te ne devi andare subito? Scusa. Certo che la malattia rende nervosi, maleducati. Però in fondo, questo ragazzo logorroico mi fa compagnia. Non ho genitori, fratelli, figli, non dico una moglie, ma nemmeno una segretaria. Niente, mi sono creato il vuoto intorno. A parte Bob, il mio meraviglioso cane. Chissà come sta. A proposito, mi dice improvvisamente questo Michele sulla porta. Ho dovuto portare Bob dal veterinario, si gratta, ma pare che sia solo un fatto nervoso. Caro Bob, lo so che ti gratti quando hai delle angosce di abbandono. Anche a me viene il prurito quando penso lì da solo, nella tua cuccia. Tu sì che mi manchi, ti vorrei tanto vedere. Peccato che non ti fanno entrare in ospedale. Già, peccato, mi dice il ragazzo ed esce. Io strabuzzerei gli occhi se potessi. Mi ha risposto. Michele mi ha risposto. Io non ho parlato e lui mi ha sentito. Cos'è questa storia? Ma no, è stata solo una banalissima coincidenza. Chissà cosa stava pensando. Ecco, se n'è andato. Ora torna la noia. E fra mezz'ora la rumena.